molto felice di essere qua, è la mia occasione di vita, diciamo, perché ho fatto tanta gavetta in C1 e spero sia arrivato, insomma, il mio momento di mostrare che posso stare anche in Serie B. Per quanto riguarda domani, mi dispiace non essere a disposizione, però purtroppo devo scontare la squalifica. Io spero, sicuramente non sarà facile perché, insomma, Mariano ha fatto molto bene. E io mi auguro di seguire le sue orme. Sicuramente Viareggio resterà sempre nel mio cuore, anche perché sono viareggino, quindi abito là. E è chiaro che dovrò dimostrare tanto a tutti, alla squadra, al mister, al presidente, alla società, a tutti che sono da Serie B, che posso stare nell'Avellino per essere poi riscattato a giugno. Questa è la mia speranza e anche il mio sogno. No, i ricordi sicuramente positivo, il ricordo è sicuramente dei tifosi molto passionali che stanno vicino alla squadra e quindi un'ottima impressione. No, io ho sempre fatto l'interno di centrocampo, mezzala destra più che altro. L'esterno pochissime volte l'ho ricoperto come ruolo, mi trovo più a mio agio, insomma, più interno. Ma io sono più recuperatore di palloni, però mi piace molto inserirmi e fare anche qualche gol ogni tanto. E, diciamo, le caratteristiche principali sono queste. Sì, domenica scorsa ho fatto gol con la Paganese e probabilmente è stato, insomma, il gol che ha convinto del tutto la società Avellino a prendermi e quindi sono strafelice di questo. È un sogno, per me è già un sogno essere qui, figuriamoci la Serie A, sarei proprio alle stelle.